L'idea nasce dal voler dare risalto soprattutto all'arte e abbiamo deciso di creare questa conferenza. Ogni artista si interroga sul ruolo che potrà avere la propria arte abbinata all'intelligenza artificiale, se la propria creatività verrà sostituita. Il messaggio che ogni artista vuole portare a conoscenza è quello di mantenere una certa individualità, di conservare il proprio stile, indipendentemente da tutto quello che ci accade intorno. Ben 23 artisti, tutti ischitani. La mostra sarà visitabile fino al 13 giugno in orari pomeridiani dalle 17 alle 20. L'amministrazione comunale di Ischia è ben lieta di concedere il patrocinio a questa iniziativa, molto ardita e innovativa, nel senso che coniuga, come giustamente ci hai illustrato, arte e tecnologia. Stiamo andando in questa direzione, cioè in una direzione in cui l'intelligenza artificiale appunto assumerà un ruolo sempre più centrale nella vita di tutti quanti noi. Compito della politica è regolamentare questa enorme avanzata, tra l'altro in tempi rapidissimi, della tecnologia. Che funzione può avere l'intelligenza artificiale nei confronti della creatività dell'individuo? È possibile che l'intelligenza artificiale possa sostituire l'uomo in toto con la sua spiritualità? E cercare di esaminare l'intelligenza artificiale sotto diversi punti di vista. È un tema all'ordine del giorno anche per tutta la Chiesa, perché comunque investe il tema delle comunicazioni. Basti pensare che il Santo Padre ha dedicato il messaggio della giornata delle comunicazioni sociali proprio sull'intelligenza artificiale. E quindi per noi sta a cuore che questa comunicazione sia umana. L'arte in questo senso rappresenta un riflesso di questo interpretare la realtà, la natura e quello che esiste. Entriamo in crisi quando parliamo dell'intelligenza artificiale, mentre l'arte invece ci rimette al nostro essere anche nella natura. Questo binomio così complesso tra essere umano e natura, quindi cultura e forse anche controcultura da questo punto di vista, viene rapidamente messo in crisi dal concetto di intelligenza e artificio, dove ecco quella incognita dell'essere umano viene messa in discussione perché viene programmata. Può aiutarci a svolgere dei compiti in quanto un sistema operativo, in questo caso può agevolare tanti aspetti della vita umana, sicuramente in campi come nella medicina già viene applicata da molto tempo e sviluppa sicuramente dei processi in modo più rapido e anche con una certa precisione. È ovvio che l'intelligenza artificiale come tale dipenda anche dalla attività umana e quindi dai dati che noi andiamo a mettere in questi sistemi, che fanno una rete che va a effettuare un processo di calcolo per noi molto articolato, che potrebbe darci sicuramente degli aiuti in termini anche di risparmio di tempo. Noi stiamo valutando, insomma, posso dire noi sociologi, quanto l'impatto, diciamo, dell'intelligenza artificiale sulla società. È un po' difficile, diciamo, trarre delle conclusioni adesso, perché comunque bisognerà vedere soprattutto l'impatto sui giovani, che saranno poi i tasselli che costituiranno la società futura.